2 giorni di festeggiamenti per il 14° anniversario del Centro Laderchi, 2 giorni di giochi, compagnia, danza e buffet, 2 giorni per stare ancora una volta in compagnia, per un luogo in cui in tanti si sentono a casa. Oggi, il 14° anniversario del Centro Sociale Laderchi, comunque un grande traguardo. Un grande traguardo, veramente, che noi tutti gli anni cerchiamo di ampliare, di farlo sempre più ricco di esperienza e di propositi. Questo tutti gli anni noi diciamo, quest'altro anno vogliamo fare anche questo. Quest'anno abbiamo preso il biliardo a nostre spese ed è stata una spesa molto, diciamo così, valida perché il gioco va di continuo. Perciò siamo molto contenti di aver fatto questa spesa. Riesce a dirci in quanti frequentano questo centro? Ah, guardi, la gente che vede oggi, qualcuno in meno, però quando le giornate sono belle, 80, 100, 120 persone sono qua presenti, fra un gioco, fra la lettura, fra tutto quello che si può, trovare qui in mezzo a noi. E la soddisfazione è quella che non ci sono disguidi, non ci sono equivoci, la gente è molto contenta di questo nostro centro, lo devo dire perché è la verità. Perciò questo mi fa molto piacere vedere la gente soddisfatta, che si trova bene, che non ha problemi, che chiede diciamo solidarietà, poi anche ascoltando i loro problemi, perché ci sono degli anziani che hanno bisogno di parlare e di dire: guardi, Donati, che mi può dare una mano qui o là. Ecco, io cerco di fare anche questo. Fino adesso che attività avete realizzato e quali avete in progetto di realizzare? Dunque, noi abbiamo realizzato bene i nostri pranzi interni che facciamo ogni 2, massimo 3 mesi. I buffet che facciamo tutti i giovedì quando c'è il ballo, poi quando vengono dei medici o degli operatori a parlare, facciamo sempre buffet, sempre. E anche questa è una cosa molto gradita dagli ospiti, anche per attirarli di più. Magari c'è una materia che non interessa, però sanno che dopo c'è il buffet, allora li prendiamo un po' anche per la gola, dobbiamo dirlo. Poi un'altra cosa che funzionano bene sono le gite che vengono programmate qui. Lei immagini che quasi sempre ci sono 2 pullman, perché in un pullman solo non ci stanno. 2 pullman quasi continuamente, sia la gita del mare con la mangiata di pesce, sia la gita in montagna di 3-4 giorni, sempre tutto pieno. Abbiamo tante richieste che delle volte dispiace che addirittura con 2 pullman, 100 persone, 102, rimangono fuori qualcuno. Invece per il futuro cosa avete intenzione di fare? Ecco, per il futuro noi adesso intanto facciamo un'ulteriore spesa per l'amministrazione, che è quella di mettere l'aria condizionata, perché diciamo che d'estate in particolare, essendo un ambiente abbastanza, si fa un po' caldo. D'inverno, prima che accendano i termo, questi nuovi strumenti di fresco e di caldo, sono importanti per noi, e questo è un impegno, anche se spendiamo, e spendiamo noi e non l'amministrazione comunale, li paghiamo direttamente con il nostro volontariato, con il nostro modo di fare, diciamo così, tutte queste manifestazioni, riusciamo a recuperare quel tanto e spendiamo solo tutto qui dentro e non prendiamo da nessuno, né me e né i consiglieri, un centesimo. Noi è tutto volontariato e questo secondo me è una cosa molto importante. Poi facciamo le lotterie, abbinate le lotterie nazionali, che anche queste cerchiamo di ampliarle sempre di più, perché la gente chiede, dice: non fate una lotteria, e facciamo la lotteria, facciamo le gite, facciamo le lotterie, giochiamo tutti i giorni. Adesso fra poco si partirà con questo gioco nuovo del buraco, che noi qui non c'era.
allora vengono addirittura a insegnarci come si fa, perché noi qui non lo praticavamo. Adesso da gennaio ci sarà questo nuovo sistema di giocare, siccome la gente è sempre tanta, e così noi ampliamo ancora la nostra situazione in particolare. Francesca Diletta per Faenza Web TV.